Buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo in diretta con il consueto appuntamento quotidiano con un caffè con la striscia di Alle Hope, il blog multifirma del Sole 24 Ore. Io sono Elena Delfino, sono una giornalista, collaboro con il blog e oggi ho il piacere di prendere il caffè con Francesca Varagnolo. Francesca Varagnolo, buongiorno, buongiorno a te. È una coreografa, insegnante di danza, si è formata in Italia e all'estero. Ha partecipato come ballerina a musical delle più importanti produzioni, in Italia. Negli ultimi anni ha concentrato il suo lavoro sulla ricerca di un tipo di performance molto particolare e ha ideato, realizzato e prodotto un musical che può essere fruito, quindi goduto da una platea composta sia da persone sorde che da persone udenti. Il musical si chiama Filippo al Circo. Allora, ciao Francesca, benvenuta, benvenuti di nuovo a tutti voi. La prima domanda che vorrei farti è per, evitare, che qualcuno possa pensare che io non sia politically correct mentre parlo, quindi dico sordi, non a caso, e ti chiederei perché si può, anzi, è doveroso utilizzare il termine sordo piuttosto che il termine non udente. Perché il termine non udente implica appunto una negazione, e invece i sordi vogliono affermare la loro identità per qualcosa che sono, non per qualcosa che non sono. Quindi loro sono sordi. È Quindi, semplicissimo. benissimo, quindi è proprio una richiesta, un'attenzione linguistica che parte da chi è sordo. Esattamente. Ci racconti che cos'è Filippo al Circo e da dove nasce Allora, l'idea di questo musical? Filippo al Circo è appunto il primo musical dove gli interpreti segnano e parlano, dove quindi non ci sono sottotitoli oppure non ci sono altri interpreti che appunto traducono. È la storia di un bambino che è disabile, è sulla sedia a rotelle e vuole diventare un trapezista nel circo. La mamma cerca di dissuaderlo, ma lui riesce nel suo intento, scappando dalla mamma, assistendo alle prove della compagnia che è appena arrivata nella loro città e alla fine della giornata risolvendo tutti quelli che erano stati i problemi che tutti gli artisti avevano sottoposto all'impresario e quindi lui, nonostante appunto abbia delle oggettive difficoltà, riesce dal suo punto di vista a trovare delle soluzioni per tutti e quindi riesce a salire sulle spalle del trampoliere che ha le vertigini e quindi a volare. E ad avere sicuramente un punto di vista più alto. La fiaba è stata scritta da Elisabetta Mauti ed è nata anni fa quando io ho deciso che avrei dovuto inserire la lingua dei segni negli spettacoli. Ecco, e qui parliamo proprio del cuore di questo, del tema, per cui questo musical rappresenta un po' una novità, nel mondo dello spettacolo. I performer, contemporaneamente danzano, recitano e segnano in LIS. Quindi, la LIS diventa, la LIS, tu mi insegni appunto la lingua dei segni italiana, perché le lingue dei segni, Francesca, se, correggimi se sbaglio, sono diverse a seconda dei paesi, delle nazioni. Quindi la lingua dei segni italiana viene utilizzata dai performer nello stesso momento in cui appunto cantano, recitano e danzano nel musical.
l'esigenza di passare proprio da una traduzione, così come siamo abituati tutto sommato anche a vedere negli ultimi tempi anche spettacoli di altissima visibilità, come penso al Festival di Sanremo, per esempio, hanno introdotto la figura di un interprete LIS, perché la necessità di introdurla all'interno dello spettacolo stesso? Qual è, diciamo, la visione per cui tu hai deciso di provare, di realizzare un musical così, e perché, questa è una cosa, perché questa diciamo, modalità di rappresentazione si rivolge soprattutto a famiglie e bambini? Allora, per risponderti alla prima domanda, racconto un episodio che ho vissuto a New York tanti anni fa. Avevo partecipato come pubblico ad una rappresentazione di Kiss Me Kate. Quel giorno parte della platea, soprattutto quelle le file davanti, erano state riservate ai non udenti, ai sordi. Proprio vicino alla buca dell'orchestra, degli attori vestiti esattamente come gli attori sul palco segnavano, e quindi contemporaneamente c'era una doppia recitazione. E io ho pensato che sicuramente fosse un buon inizio, ma quel tipo di scelta non permetteva ai sordi di vedere il disegno delle luci. Le coreografie, le scenografie che si spostavano e quindi in un certo senso ho provato un po' quello che provo quando magari devo guardare un film oppure un'opera teatrale e devo seguire con il libretto o con i sottotitoli. Perdi tantissimo mentre leggi, mentre guardi da un'altra parte, non riesci a entrare in quella che è la scatola magica del teatro. Poi in Italia c'è stato un altro tentativo che ho visto al Teatro dei Filodrammatici, dove appunto il mio amico bravissimo Bruno Fornasari aveva appunto messo in scena una commedia e quella sera due interpreti a lato del palcoscenico traducevano in lingua dei segni, però appunto le interpreti devono essere vestite di nero per far risaltare le loro mani e poi stavano a lato del palcoscenico, quindi anche lì non era possibile vedere gli attori, quindi si poteva seguire la storia, però era sicuramente molto limitante, quindi affinché sia veramente fruibile e la lingua dei segni è una lingua sicuramente molto più espressiva di una lingua parlata, quindi per noi udenti è, diciamo così, immediato capire lo stato d'animo degli attori quando segnano. Non è possibile capire quello che dicono. Infatti, nel nostro musical c'è un personaggio che parla e che segna, quindi i suoi segni vengono catalogati come italiano segnato, che quindi ha una sintassi che segue la sintassi italiana, che è una sintassi sgrammaticata per i sordi, però permette agli udenti di associare parole a segno e quindi di impararli. E nella conversazione il nostro impresario, comunque, come se non fossimo al telefono, riesce a raccontarci cosa dice l'altro interlocutore. E quindi questo. La seconda domanda non me la ricordo Guarda, più. la seconda domanda è un po' diciamo, implicita in realtà in quello che tu ci stai dicendo, cioè tu ci stai parlando anche di una certa immediatezza e intuitività di quello che è la LIS, di cui appunto stiamo parlando come una possibile seconda lingua, quindi un bilinguismo strutturale nello spettacolo. Tu, il tuo spettacolo che hai portato inizialmente a Reatec qualche anno fa,
Vedete che è una manifestazione, un evento dedicato alla disabilità, quindi, e poi stai portando in giro per l'Italia. L'ultimo appuntamento è stato a Trani, al Festival del Giullare. È uno spettacolo che si rivolge soprattutto a un pubblico di famiglie e bambini, con bambini. Tu che tipo di reazione vedi nei bambini quando nei bambini sia sordi che udenti? Perché comunque i bambini udenti si trovano di fronte a uno spettacolo per certi versi anomalo, nel senso si trovano di fronte a dei segni e dei gesti che, essendo loro udenti, non comprendono, almeno uno pensa che non vengano compresi immediatamente. Qual è la reazione dei bambini, di fronte a uno spettacolo che comprende la lista? In realtà per loro è assolutamente normale perché per come è stato strutturato è comprensibile al 100%. Per cui è uno spettacolo divertente con un ottimo ritmo, con l'alternanza di appunto di musica e di danza e di recitato, quindi è avvincente e ridono. Quello che si nota è che appunto gli adulti ridono a certe battute, i bambini ridono ad altre. Ma la LIS, quando tu, come devo dire, quando tu hai iniziato a costruire lo spettacolo, la scelta dei bambini come spettatori primari non è stata casuale, no? Non hai scelto a caso una fiaba. E tu, in qualche modo, è come se tu stessi dicendo, dobbiamo partire dalle nuove generazioni se vogliamo costruire un mondo inclusivo dalle fondamenta. Esattamente, sicuramente questo è il punto di partenza. Subito dopo viene l'importanza di coinvolgere la famiglia, in primis perché spesso le famiglie sono miste, cioè ci sono genitori sordi con bambini udenti o viceversa. Non necessariamente lo stesso nucleo familiare ha una presenza di soli sordi o soli udenti. E quindi mi sono, diciamo così, ispirata a due modelli. Vabbè, il primo è il Piccolo Principe, che è una fiaba per bambini, ma che a ogni età regala emozioni, contenuti e riflessioni nuove. E quindi volevo qualcosa che potesse veramente raggiungere il cuore di tutte le persone. Quindi che dovesse essere semplice nella narrazione, come d'altra parte poi è molto semplice la sintassi della LIS, quindi ci doveva essere una corrispondenza tra l'immediatezza della LIS e l'immediatezza dei contenuti, e che poi appunto raccontasse di personaggi diversi, come è Shrek, per esempio. Shrek è un cartone che racconta di diversità e diverte tutti, piccoli e grandi. Quindi è questo e la cosa importante appunto sono i bambini ed è accogliere il nucleo familiare perché è attraverso i bambini che noi, e tu ce lo insegni per quello che pubblichi anche sul tuo Instagram e sul tuo Facebook, quando racconti di Francesco, che ha un punto di vista privilegiato. Francesco, mio figlio, e ogni tanto scrivo dei post rispetto a quello, ma E quindi i bambini sono veicolo, quindi i bambini come punto di partenza per cambiare la società nel futuro, ma anche oggi, perché i bambini raccontano, i bambini poi segnano, i bambini imparano subito a segnare. E questo volevo appunto mettere a fuoco. Quindi nel momento in cui tu diciamo hai a che fare con bambini udenti e sordi che coinvolgi magari prima e dopo lo spettacolo, in qualche modo tu vedi che la risposta alla LIS è immediata da parte anche dei bambini udenti. È una lingua intuitiva. Una cosa che ti volevo insomma, fare una domanda un Posso fare pochino. un appunto solo, Sì. che però non la voglio assolutamente sminuire. La lingua dei segni è una lingua difficile, è veramente difficile studiarla, impararla. Stiamo Infatti, parlando appunto di contenuti semplici e soprattutto ben visibili, perché i segni vengono associati a qualcosa che i bambini vedono.
E qui proprio si innesta la domanda sulla qualità dello spettacolo. Cioè, noi diciamo, il musical che tu hai ideato, realizzato e prodotto è un musical dove i performer, che sono performer professionisti, devono imparare la LIS, cioè devono imparare a quelle che sono già le loro competenze, quindi la danza, la recitazione, il canto, devono affiancare anche la competenza LIS, quindi devono imparare a segnare come devo dire, mentre sono sul palco. Chi, diciamo, come posso essere io, insomma, esterna, al mondo dello spettacolo, può avere il pregiudizio che un certo tipo di performance artistiche che nascono appunto come inclusive di qualsiasi tipo o di disabilità, diciamo, necessariamente in qualche modo debbano abbassare la qualità della danza, della musica, della recitazione per condividere con tutti. E quindi ti chiedo che tipo di professionalità devono mettere in campo i performer che tu scegli poi, e a loro volta loro scelgono, te scelgono questo tipo di spettacolo. Che cosa cerchi in loro? E come, come posso dire, come ti rapporti rispetto a questo pregiudizio? È un pregiudizio o c'è della verità in questo? C'è assolutamente della verità, perché spesso vediamo degli spettacoli che sono magari il risultato di un percorso, di un laboratorio fatto con i disabili, per i disabili, per cui nel momento in cui non c'è integrazione, noi vediamo degli spettacoli che, se non conosciamo il tipo di disabilità, non riusciamo a valutare con la giusta unità di misura. Cioè, se c'è una disabilità a livello cognitivo grave, è chiaro che i tempi di un attore disabile sul palco sono assolutamente diversi rispetto a quelli di un attore che non ha quelle difficoltà. Per cui noi, il pubblico dei normodotati, e passami, diciamo così, la considerazione, a volte ignoranti riguardo le problematiche, non riesce, diciamo così, a equalizzarsi con un ritmo diverso. Quindi il ritmo cade, la fonazione magari è di difficile comprensione, le evoluzioni non sono quelle di una ginnasta che fa tre flick sul palco. Quindi è chiaro che il tipo di qualità è una qualità diversa, che può essere molto alta, ma ha un'unità di misura diversa. Allora, quello che bisogna fare è proprio quello di integrare. Perché in realtà io, grazie a Paolo Banone, ho lavorato con i disabili, e disabili gravi, mentali gravi, e mi hanno veramente arricchito come nessuna produzione teatrale ha Ecco, fatto. però qua per me, consentimi, al di là, il focus su cui vorrei stare è al di là dell'arricchimento umano e di crescita personale, se capisco bene quello che dici, nel momento in cui, diciamo, con competenza si affrontano e si costruiscono spettacoli inclusivi, la qualità delle performance misurata con parametri forse anche differenti non cade. Questo è il punto. Cioè, Assolutamente, certo. okay, quindi questo un po' voglio dire, vorrei uscire dal solco dell'arricchimento umano per entrare proprio nel gradimento dello spettacolo di un pubblico normale, medio, che voglio dire, Certo. può avere degli spettatori particolarmente sensibili a certi temi e altri no. La domanda è: un pubblico medio composto da persone
particolarmente sensibili all'inclusività e non sensibili all'inclusività può uscire avendo, essendosi emozionato, avendo riso, avendo pianto da uno spettacolo del genere costruito in maniera inclusiva? Questa è la domanda. Assolutamente sì. E gli ingredienti sono sicuramente il testo, che deve avere dei contenuti umanamente validi, oppure che sia ben scritto come tempi comici. Quindi il testo per ogni, come per ogni spettacolo è fondamentale. E poi ci deve essere come è stato confezionato. E lì intervengono eventualmente magari delle difficoltà che sono più legate alla parte economica. Per cui certe scelte sono vincenti quando si ha la possibilità di investire molto sulla parte tecnica. Quindi diciamo che più c'è appunto un supporto di una produzione che investe, più si può assicurare il risultato, diciamo così, il successo. Già Filippo al Circo è stato prodotto con 2 lire e con l'aiuto di persone che hanno fatto delle donazioni e ha avuto, è andato in scena sia con i professionisti che con i ragazzi che hanno partecipato ad un laboratorio e in entrambi i casi è stato veramente vincente. Io quando i miei ragazzi o comunque quando vanno in scena ai miei spettacoli guardo il pubblico, non guardo gli attori sul palco. E questo e la cosa meravigliosa è che cambia proprio la pelle agli attori, di solito cambia la pelle quando salgono in scena e anche se non ci sono luci, si illuminano. La cosa bella di Filippo al Circo è che si illumina il pubblico e non si aspetta tutto quello che accadrà. E questo è sicuramente grazie appunto all'unione di tanti aspetti e alla cura di quella che è la parte coreografica, la parte dei costumi, diciamo così, la regia è già scritta nel testo, quindi quando Quindi i singoli aspetti sono validi e si collabora, allora il risultato è così. E non posso dire lo stesso di altri spettacoli dove non c'è disabilità. in ogni caso il punto quindi che mi vorrei proprio segnare è che come devo dire, visto che siamo anche in un'epoca storica particolare da cui non si può prescindere quando si fanno dei ragionamenti, quindi epoca Covid, post-Covid, che probabilmente ci preparerà un mondo differente, il fatto di ridisegnare le basi di una società diversa, anche partendo, anche, no, non è un anche riduttivo, è anche partendo dall'arte, dallo spettacolo, quindi non significa necessariamente cadere nell'amatorialità e quindi nella non buona qualità. Vorrei cogliere anche uno spunto che arriva da Jacopo Pasetti, che ci sta seguendo, che ci dice: sono curioso sulla differenza di tempi per apprendere la lingua dei segni in modo efficace rispetto a una lingua parlata. Tu, quando hai iniziato a lavorare al tuo progetto, hai iniziato anche a studiare List. Okay. Bambini, adulti, cambia i tempi più o meno per praticarla in modo. Sono i medesimi. Allora, l'unica di differenza riguarda eventualmente la fonazione. Ci sono degli studi che ci insegnano che non siamo in grado di riprodurre alcuni suoni se non ci vengono insegnati da piccoli. Per cui, per imparare delle lingue estremamente distanti dalla nostra, o per esempio per i cinesi, per imparare la nostra, è praticamente impossibile riuscire a riprodurre alcuni suoni. Per quanto riguarda invece quelli che sono gli schemi motori, e quindi la LIS utilizza il corpo, allora lì possiamo essere sicuri che tutti la possiamo imparare, come proprio le loro parole sono i segni. Quindi la difficoltà maggiore in una lingua parlata è appunto la pronuncia,
E per quanto riguarda invece la grammatica per esempio è molto simile alla grammatica inglese, quindi molto più semplice della nostra. E poi io la sto studiando, ma in realtà è come per il francese, è da una vita che vorrei impararlo, ma bisogna, come per tutte le lingue, bisogna praticarla, quindi bisogna vivere all'interno di una comunità sorda, bisogna guardare i telegiornali con la lingua dei segni, insomma, quello che chiediamo ai nostri figli di guardare la televisione con magari i film in lingua originale, la stessa cosa dobbiamo farlo noi. Ecco, poi posso dire, ci sono due cose che vorrei dire a proposito dell'apprendimento della lingua dei segni. C'è uno strumento, un'app che si chiama Spread the Sign. Scaricabile gratuitamente, poi ci sono vari upgrade, però la base è scaricabile gratuitamente ed è un video dizionario. Ci sono tutte le flag, tutte le bandiere di tutte le lingue dei segni del mondo e si può vedere appunto come vengono tradotte le singole parole, ben sapendo che c'è una sintassi da rispettare che quindi va studiata. E quindi c'è questo. E per quanto riguarda la domanda che mi avevi fatto, cosa cerchi nei performer quando appunto fai un'audizione, quello che cerco, che cercherei per un musical normale, e poi una naturale predisposizione all'ascolto degli occhi. Si capisce, in una sala di danza si capisce chi guarda se stesso allo specchio e chi guarda l'insieme. Bisogna guardare l'insieme, dobbiamo guardare il nostro prossimo. Poi, una volta che li ho scelti, impongo la lettura di un libro che è per me la Bibbia, di questo settore, che è Il grido del gabbiano di Emmanuel Laborit. Grazie. Tu hai recentemente lanciato un'iniziativa che è sulle note della LIS. Ci racconti che cos'è? Allora, sulle note della LIS è una raccolta, una video raccolta di mini fiabe recitate, lette da personaggi famosi. Hanno aderito Brenda Lorbigiani, Lella Costa, Sergio Cusani, Paolo Ruffini, Antonio Ornano e tanti altri. E il video, grazie a Simone Varano, che è il nostro regista, viene montato con il video di Maura Pevere che segna, e poi legato, diciamo così, dalle illustrazioni. Mi scuso con il nome dell'illustratore che non mi ricordo in questo momento. E quindi sono appunto delle fiabe che sono rivolte a bambini sordi, a bambini ciechi e a bambini che hanno i sensi funzionanti, tutti insomma. Ed è quello, e si rivolge, è un po' inserito in quell'ambito di cui parlavamo prima, cioè di offrire un prodotto di qualità. Quindi ci sono dei grandi professionisti che stanno lavorando. E sarà su Instagram. Sarà su Instagram, sarà su YouTube, sarà su Facebook. Sì, assolutamente. Ti ringrazio. Vorrei chiudere questa intervista chiedendoti qual è il tuo sogno. Il mio sogno si sta già realizzando perché le persone alle quali io sto mostrando la LIS, non insegnando perché non sono assolutamente in grado, come i ragazzi, c'è un'accademia di musical a Torino, si chiama Gypsy, la Gypsy Academy. Loro appunto studiano musical, hanno avuto qualche momento dedicato alla LIS e già vogliono studiarla. I miei alunni più storici comunque si stanno avvicinando. I bambini che incontro mi fanno domande riguardo la LIS e anche gli anziani quando guardano lo spettacolo. Quindi le persone cominciano ad accorgersi anche grazie a tutto quello che di nuovo c'è a riguardo. Da Sanremo in poi ci sono tanti.
c'è più attenzione, anche adesso in questo momento è stato necessario la presenza dell'interprete invece che 5 minuti su Rai 3 alle 5 del pomeriggio per un telegiornale solo, adesso si vedono di più, per fortuna. Francesca, grazie, grazie mille. Ringrazio tutti coloro che sono rimasti con noi e vorrei ricordare che domani l'appuntamento di Un Caffè Con sarà con Francesca Parviero che parlerà di Made in Italy sostenibile con Gaia Segattini. Allora, rinnovandovi l'appuntamento con Un Caffè Con di Alleopa domani, chiederei a Francesca se ci saluta in lista. Questo è come intuitivamente è ciao, e se noi lo facciamo attorno a noi come se avessimo un anfiteatro, vuol dire ciao a tutti. Grazie mille, buona giornata a tutti.